Riso e Ferrari e Auschwitz di Oristano insieme per la campagna di solidarietà Con il riso doniamo il sorriso. L'iniziativa nasce dalla volontà di connettere realtà e territori con un approccio globale rispetto a due grandi temi: il diritto al cibo e il diritto all'approvvigionamento dell'acqua, nel segno della sostenibilità ambientale. Siamo anche molto legati alla sostenibilità sociale. Dunque siamo presenti nel territorio con diverse iniziative, ma questo progetto che l'Auschwitz ci ha presentato ci ha toccato particolarmente, perché riguarda l'agricoltura, riguarda il cibo di qualità in un territorio molto lontano da noi, ma allo stesso tempo vicino a quello che rappresenta la nostra attività, che è l'agricoltura. Le confezioni di riso e chicchi d'angelo diventano così mezzo di comunicazione per veicolare l'iniziativa. È strumento di lancio della campagna di raccolta fondi che andrà a supportare il diritto all'acqua ed un cibo sano, di qualità e locale. Ma in che modo? Per quanto riguarda il settore idrico, la nostra azione è rivolta al ripristino e alla installazione di sistemi di approvvigionamento idrico, appunto. Cosa significa? Realizzazione fondamentalmente di serbatoi per l'acqua, di pozzi, di collegamenti di sistemi idrici dal privato al sistema idrico pubblico e, per esempio, la realizzazione di impianti a goccia. Per quanto riguarda il discorso della sovranità alimentare, andremo a realizzare delle serre, soprattutto in istituzioni scolastiche, e oltre a questo degli orti familiari e comunitari, nel numero di 39 sono previsti, per cui lavoreremo sul tema della sovranità alimentare. L'iniziativa parte domenica 6 dicembre 2020 e finirà il 31 gennaio 2021. Acquistando il riso sardo nei migliori supermercati si sostiene la campagna Sardegna per il Kenya. Questo per noi è un grande riconoscimento alla nostra professionalità, al cibo di qualità che cerchiamo di produrre e alla sensibilità che mettiamo sempre nelle nostre attività.